Maxima, e si chiama The Shape Beh, Trashyville è un'idea innata, è qualcosa che c'era senza esserci. Io la definirei semplicemente poesia. Trashyville è poesia. Beh, devo dire che l'italo russo Rocco Marino viene dal teatro come me, e addirittura in Russia è un'istituzione. E il fatto che lui abbia deciso di puntare in qualche modo su di me, di venire in Italia, è un elemento positivo per tutto il movimento. Perché vuole fare cinema qui in Italia? Beh, è semplice, perché non c'è nessuno al mio livello e posso fare quello che voglio. È un creativo pazzoide e allo stesso tempo però cioè intelligente, quindi comunque è un malato tranquillo, cioè non usa pillole fondamentalmente. Cioè. Un uomo pieno di charme, intelligente, soprattutto di livello internazionale. È un onore, semplicemente un onore. Guarda, vi dico solo una cosa, se non ci fossero donne nel mondo e fossimo io e Rocco Marino su un'isola deserta, me lo farei dalla mattina alla sera. Fa ancora uso di stupefacenti? Ascoltami, ma dove? No, cazzo, alle domande personali non rispondo. Scherzo, tranquillo. Certo che ne faccio uso. Una volta che ci lavori insieme è un vero inferno, è rude, maleducato, è presuntuoso e completamente fuori di testa. Poi ha questa fissa particolare che si deve contare ogni pelo del corpo per vedere se la scena andrà bene oppure no. The Masterpiece è un capolavoro. Genio! Con lei è impossibile capire dove finisce la realtà e dove inizia la finzione. I see Alfa, disfarfa! È il cinema, fratello. Io sono il cinema. Esistono posti il cui valore è fuori da ogni logica. Viaggi infiniti. Sguardi languidi di amori proibiti. La testa di cazzo! Momenti di riflessione e momenti di tensione. Entrambi delicatissimi. I nostri lati oscuri sono celati dietro un bianco e un nero. E una voce che dice: sgridolettami. Ti prego, mi vanto di essere un gentiluomo, non mi fa crollare l'unica certezza che ho. Simboli di una verità così assurdamente perversa, eppure conta una sola cosa. Viamo se Roma. Istanti in cui tutto potrebbe cambiare. Io sono il professor Giacomo Fuzzo, piacere. Ma io non faccio. Osservo immagini senza né tempo, né spazio, né soluzione di profondità. Ma dopo qualche attimo mi sembra che queste stesse immagini osservano me. Ma come cazzo è? Un tempo ero un uomo diverso, un uomo d'affari, ero sempre sul pezzo. Uè figa, allora? Si chiude il contratto stasera? E poi? Si sboccia fino al mattino! Grande Silvia Frappè! Un uomo
uomo misericordioso ma cinico. Cazzo, come mi dispiace. Quanti anni aveva? Cazzo, giovanissimo. Senti, invece come lo vedi Juve-Milanover stasera? Gli metto un centino su? Un uomo di una fantasia estrema. Ai. Fudassi e donne, giù le mutandine, baby. Mi dispiace, ma tocca a te. Oh sì. Fino ad allora tutto era andato perfettamente. Un uomo dalle tante virtù, il cui unico vizio fu la sua condanna. Puttane. È così che se ne sono andati tutti i soldi. Massaggi, puttane per strada, trans. È una vita al limite della moralità, al limite della legalità. Adesso noi ragazzi non piace più andare a ballare, piace andare a puttane. Giochi di bocca, giochi di mano, trasgressione. Ma tutto questo ha un piacere limitato. Limitato a quei pochi minuti in cui godi e alla fine vieni. E allora si riduce tutto a questo. La vita si riduce a questo. Puttane, discoteche, soldi. È questa la vita? No. La vita è altro. Ma forse noi dobbiamo ancora scoprirlo. Fu inutile camuffare la voce. Mi riconobbero tutti. Solo io potevo parlare di cose così becere, dando vita a poesia pura. Poteva essere già la fine. E invece... Una cosa mi fu subito chiara. Era arrivato anche per me il momento di sporcarsi le mani. Tutta la merda che è in TV. Vuoi vedere i tuoi film preferiti e metterli in pausa quando vuoi? Ti piace da matti la Red Amico e adori i commenti tecnici dello zio Bergman? Fai una cosa. Fatti Sky, sarà un'eterna goduta. Sapevo che per tornare alla ribalta in questa società non dovevo essere umile, ma semplicemente fingere umiltà. Sapevo che sarei tornato grande, ma questa volta non dovevo avere più paura di nulla. Cercai con insistenza la redenzione. Trovai un soddisfacente perdono. Per evitare che uno stupido vizio mi rovinasse, c'era un'unica soluzione. Dovevo diventare io quello stesso vizio. Con questo nuovo lavoretto part-time alzai i primi soldi e con i risparmi iniziai una nuova attività. Ma le cose stentavano a decollare. Così fui costretto a richiamare dall'estremo sud il Moro, il mio caro amico d'infanzia, Morfeo Lattuchello. Pronto? Oh, dottore carissimo, come va? Insomma, dottore. Bene, Lucas, dottore. Qua faccio una caspediatrice. Sì, va bene, dottore, sì. Va bene, dottore, senta, io tra 8 ore sarò da lei, va bene? Va bene, dottore? Va bene, grazie. La ringrazio, dottore. Arrivederci, dottore. Ci mettemmo subito sotto, ma non c'era nulla da fare, c'era la crisi. Così, in attesa di una nuova età dell'oro, dovette affittare le altre stanze della casa. You
Una ha una coppia desiderosa di avere un figlio. L'altra ha un ragazzo molto, ma molto bello.